Signora Brusadelli, che cos'è il treno della cultura? Il treno della cultura è il treno che segue la linea ferroviaria che collega Como a Lecco e l'idea è quella di accompagnare i turisti alla scoperta del proprio territorio. Per ogni stazione viene individuato un punto di interesse, un punto che ha qualcosa da offrire al turista e si aprono le ville, gli altri luoghi di interesse e si fanno scoprire ai visitatori, mettendo in rete tutte quelle che sono le strutture che ci sono sul territorio. Allora, per la stazione di Como San Giovanni l'idea è quella di il lungo lago Gelpi, quindi la camminata di Borgovico, alla stazione di Albate Camerlata, Villa Giovio e il Baradello, a Cantù in particolar modo San Vincenzo in Galliano, a Brennalzate Villa Carcano, ad Anzalò del Parco Fabbrica Durini e a Merone il Castello di Monguzzo. Abbiamo con noi l'assessore Enrico Elli. Ecco, nella fiera del turismo la cultura che ruolo ha? Ma io credo che la cultura abbia un lavoro fondamentale, perché il turismo in realtà oggi è un turismo culturale, quindi se il territorio ha delle bellezze più o meno nascoste da far vedere, i turisti certamente sono invogliati. E noi come provincia di Monza e Brianza siamo una provincia giovane, ma il territorio è antico, abbiamo una serie di stratificazioni interessantissime dal punto di vista culturale che possono diventare motori di sviluppo, a partire dal Duomo di Monza, la città di Monza, fino a tutta la Brianza più tipica, la chiesa di Agliate romanica. Abbiamo dei percorsi estremamente interessanti che, guarda caso, sono stati riassunti in un cammino di Sant'Agostino che collega gli santuari più interessanti della provincia di Monza e Brianza e può essere percorso, anzi il suggerimento è percorserlo con un turismo lento a piedi, in modo da meditare attraverso il percorso anche le bellezze della Brianza. Abbiamo con noi la signora Fischer, che è l'editore dell'Opificio delle Pietre Dure, che tra l'altro edita dei libri molto interessanti sia sul territorio che sulla storia del territorio. E anche sulla lingua del territorio. E, qui nella fattispecie, come già l'assessore Elli ha illustrato, ho avuto questo grande piacere di editare questo libro, Il Cammino di Sant'Agostino, che tocca veramente nelle tre province della Brianza, Lecco, Como e Monza, oltre ai santuari di cui fa parte il cammino e sono le tappe e costituiscono le tappe, ma il pellegrino va a vedere una Brianza che magari con la velocità con la quale si vive non è mai riuscito a vedere. E oltretutto nel libro sono illustrati anche ville di delizia e altri interessi, altre interessanti strutture che il territorio offre. Tutto questo chiaramente viene percorso a piedi o al limite in bicicletta e permette, tra l'altro, una cosa molto bella per il territorio, permette anche di sfruttare delle strutture già esistenti e farle funzionare ulteriormente. Abbiamo con noi il signor Butta, cultura, trekking, natura. La Valle San Martino è quel territorio che parte da Vercuraro, quindi a sud di Lecco, ed arriva fino a Pontida, comprese le località montane. Di conseguenza è un territorio di frontiera, a cavallo tra Lecco e Bergamo, tra province Lecco e Bergamo. L'ambiente naturale e i reperti del romanico sono sicuramente la maggiore attrazione. Abbiamo importanti monumenti che fanno parte della Cloister Route, che è un percorso mitteleuropeo che comprende Austria, Germania e appunto alcuni monumenti delle chiese, e molti di questi sono nella Valle San Martino. Abbiamo l'ambiente naturale che è bellissimo, perché il fiume Adda in quel tratto è veramente un'oasi naturale. Tra l'altro da poco il ponte che di fianco al monastero dell'Avello, l'ex ponte ferroviario che ormai è un manufatto di archeologia industriale, è stato reso pedonale e ciclabile, e partendo proprio dal monastero dell'Avello si può arrivare oltre Milano, praticamente 70 km di pista ciclopedonale dove non si incrociano auto e è stata recentemente inaugurata. È un territorio che attrae molti turisti, soprattutto dal nord Europa,
e molto di turismo di prossimità, dal milanese, dalla bergamasca, e sta avendo molto successo. Abbiamo con noi il signor Perego, un volontario che presta la sua opera per far conoscere questa miniera, la miniera di piombo. Ci vuole raccontare un po' la storia di questa miniera? Sì, molto sinteticamente si tratta di antiche gallerie posizionate ai piani dei Risinelli, 1300 metri di altitudine sopra l'Ecco, in comune di Ballabio e Abbadia Lariana, che la comunità montana nell'anno 2002 ha recuperato per finalità turistiche. Sono miniere dismesse dal 1950 circa, perché economicamente non erano più competitivi rispetto ai mercati che cambiavano, e di fatto in collaborazione con Regione Lombardia si è avviato un percorso di trasformazione per la valorizzazione in termini turistici di queste aree minerarie. Si tratta di gallerie molto antiche, diciamo, ci sono delle tracce del 1500-1600 che arrivano fino ai giorni nostri. È possibile vedere, accompagnate da esperte guide, queste epoche che cambiano dalla lavorazione con il piccone, con il martello e con la mazza, alle tecniche più recenti, che sono quelle dell'esplosivo. Si arriva ai piani dei Risinelli, 1300 metri comodamente, a un centro servizi realizzato e gestito dalla comunità montana. Si viene accompagnati in queste miniere con delle guide, sono tutti giovani ricercatori laureati o laureandi in geologia o scienze ambientali, i quali, oltre a conoscere bene la materia di cui si sta parlando, accompagnano in tutta sicurezza all'interno di queste gallerie. Tell the people.